Buongiorno, siamo qui al Teatro De Rose in Fratta Maggiore, dove stamattina si svolgerà la cerimonia di premiazione del premio onorevole Antonio Pezzella. L'Istituto di Studi Atellani è stato contattato dagli eredi dell'onorevole Pezzella perché volevano concretizzare la memoria, l'amore del padre per questo territorio in qualcosa che testimoniasse effettivamente appunto questo attaccamento. E si sono rivolti all'Istituto di Studi Atellani, di cui qui abbiamo il nostro caro presidente, il dottor Montanaro, perché l'Istituto, come ormai risaputo, è l'unico ente che da più di 40 anni tutela la memoria di tutto il territorio atellano e soprattutto quello di Fratta Maggiore, dove le testimonianze storiche sono, specialmente quelli degli ultimi 150 anni, sono veramente da tutelare affinché non venga disperso appunto il patrimonio storico, civile di questa cittadina. E penso che in questo sia consistito l'idea anche dei giovani Pezzella nel voler realizzare un premio che portasse il nome del padre. Ma qui abbiamo appunto il presidente che ci spiegherà innanzitutto in che cosa è consistito il premio, l'ideazione, la realizzazione pratica. Prego, presidente. Grazie alla professoressa Teresa Del Prete. Tra parentesi voglio dire che Teresa Del Prete è l'ambasciatrice culturale del nostro istituto, quindi giochiamo in casa, perché noi le riconosciamo un ruolo però che va al di là dell'istituto, di una delle, diciamo, delle personalità, diciamo, della cultura frattese più interessanti e importanti degli ultimi anni, ed è una colonna portante dell'istituto. Quando ci siamo incontrati con la famiglia Pezzella in seguito alla loro richiesta di volere onorare la figura e la personalità dell'onorevole Antonio Pezzella, noi dell'istituto ed io particolarmente ci siamo trovati subito favorevoli. Perché? Per tanti motivi. Vorrei ricordare che Antonio Pezzella è stato una delle personalità di rilievo più importanti tra la fine del Novecento e i primi anni del 2000, perché è stato deputato due volte, per, diciamo, quindi fino al 2001 è stato deputato, e in tutto in questo tempo in cui egli è stato deputato ha portato avanti sempre un discorso di conservazione, di valorizzazione di quella che è la memoria storica della nostra città e del nostro territorio. Soprattutto egli, mi ricordo, riteneva importante rivolgersi alle giovani generazioni, agli studenti, alle scuole, agli insegnanti, per fare sì che tutto il nostro grande patrimonio di cui parlava la professoressa Del Prete non andasse disperso. Una delle cose importanti che voglio dire è che Antonio Pezzella era socio dell'istituto, era un socio ed è stato uno dei soci non solo più affettuosi, più convinti, più determinanti, anche grazie all'allora era ancora vivo il preside fondatore Sosio Capasso, ma egli era costantemente vicino al nostro istituto, alla nostra associazione, facendo sì che da parte del governo centrale, del Ministero della Pubblica Istruzione, venissero dei fondi apposta per il nostro istituto. Quindi era personalmente coinvolto in questa nostra avventura. Quando ci siamo incontrati con i suoi eredi, con la famiglia Pezzella, con la famiglia Pezzella Cimino, abbiamo subito pensato che il nostro premio non doveva essere un premio solo di celebrazione nostalgico, ma dovesse aprire le porte del futuro della nostra città rivolgendosi alle giovani generazioni come così agognava e così desiderava Antonio Pezzella. Quindi abbiamo fatto sì che si facesse questo premio, il quale che cosa è consistito? Abbiamo contattato le tre scuole medie, sono la Bartolomeo Capasso, la Genovina, la Stanzione di Fratta Maggiore, i loro presidi che ringraziamo, e abbiamo pensato di fare sì che gruppi di studenti coadiuvati dai loro insegnanti e dai nostri tre tutor, un tutor per ogni singola scuola media, facessero sì che i ragazzi si avvicinassero alla storia
sociale, economica degli ultimi 150 anni di Fatta Maggiore e contribuissero con un loro lavoro sempre in gruppo per metterne in risalto quelle che erano le situazioni e le bellezze, il ricordo, la memoria, la storia insomma della nostra città. E devo dire un opuscolo. Esattamente. L'opuscolo hanno fatto ogni scuola ha fatto un opuscolo che è stato corredato poi da disegni, da citazioni, da altre cose, citazioni storiche, citazioni letterarie, citazioni artistiche, per cui questo è diventato un patrimonio di ogni singola scuola e di tutte e tre le scuole, è un patrimonio nostro ed un patrimonio della città. I ragazzi coinvolti sono 200 nelle tre scuole medie, quindi io pensiamo che un successo maggiore di questo, quello che si avrà stamattina con l'assegnazione del premio, un successo maggiore di questo non potevamo pensare per la prima edizione, quindi in questo momento della celebrazione, cara Teresa, stiamo già pensando insieme con la famiglia Vezzella al futuro dei nostri giovani, perché l'istituto Adellani è per i giovani, come è dimostrato in 40 anni della sua attività. Siamo adesso in compagnia del figlio dell'onorevole Antonio Pezzella, il dottor Raffaele Pezzella. A lui vogliamo domandare, al di là dell'uomo pubblico, l'uomo Pezzella, il suo amore per questo territorio nel privato. Buongiorno, è sempre emozionante parlare di mio padre, ricordarlo e rivederlo negli occhi delle persone. È stato di grande esempio e questo giorno in particolare mi consente di poterlo, ritorno a dire, rivivere negli occhi e nei volti delle persone. E per me questo è stato mio padre, una testimonianza di vita al servizio della gente. E anche se come sacrificando ovviamente gli affetti, però bisogna vivere per la gente, bisogna dare il proprio contributo alla gente. Dottore, ma il premio, un'iniziativa lodevolissima, glielo dico come docente, perché il premio, come già abbiamo avuto modo di esporre, è rivolto alle scuole, ma lenisce i grandi disagi delle scuole, perché una cosa che non abbiamo detto, che il contributo, il fondo di questo premio andrà alla scuola, cioè alle scuole che vinceranno i premi, primo, secondo, terzo, ma consiste in un bonus in denaro per lenire i disagi della scuola stessa, perché come si sa oggi, quindi è lodevolissimo questo vostro rivolgervi ai giovani, rivolgervi a quello che sarà il futuro, quello che è oggi il presente, quindi le scuole di Fratta Maggiore e ai giovani che saranno i futuri cittadini di Fratta Maggiore. Come è nata l'idea? È proprio questa idea? E diciamo che sono padre di due bambini maschi e quindi so che il ruolo del genitore è quello di dare un'opportunità. E il ruolo del genitore, il ruolo della scuola, il ruolo dell'istituzione è dare un'opportunità, quindi anche nel nostro piccolo bisogna dare un'opportunità. Questa è stata un'occasione per dare un'opportunità ai ragazzi per rivivere, riscoprire le radici, le proprie radici frattesi, e secondo me, io ho letto i lavori, sono stati veramente dei bei lavori, secondo me è importante perché ecco, la cultura è fondamentale, rappresenta quel quid in più che consente a tutti poi di poter dare il proprio contributo domani alle altre generazioni che verranno. Sì, e adesso mi rivolgo all'imprenditore
anche figlio dell'onorevole, appunto, che eredita la passione, eredita la voglia dell'impegno civile, che si manifesta naturalmente in un premio, nell'indizione di un premio, il presente e il futuro di Frattemaggiore, quindi, come lei giustamente ha individuato, è prima di tutto nel radicamento di quello che è la propria storia, il proprio passato glorioso, e con la speranza naturalmente di migliorare e ottimizzare il presente. E quindi, come imprenditore, che cosa può augurare a questa città? Allora, sicuramente le radici della propria città sono importantissime, quindi bisogna evolversi, l'evoluzione, mantenere voglio dire, ferme quelle che sono le proprie radici, ma evolversi, migliorarsi e sicuramente mettersi sempre in gioco. Questo è un po' stato l'esempio, il contributo che ha dato mio padre, mettersi sempre in gioco e migliorarsi sempre e soprattutto credere in se stessi, che è quella parte importante. I ragazzi devono credere in se stessi, credere in quello che fanno e soprattutto avere fiducia nel proprio futuro. Grazie di questo bellissimo messaggio, grazie per l'indizione del premio e arrivederci alla prossima edizione. Grazie a voi, buona giornata. Allora, innanzitutto io volevo ringraziare tutti oggi per essere qui presenti, per noi è un momento sicuramente particolarmente emozionante, quindi perdonatemi se avrò dei momenti di questa parte. Allora, noi abbiamo scelto un'ultima domanda perché volevamo dare fondamentalmente un'impronta culturale a questo evento, non un'impronta politica. Come ha detto il dottore Montanaro, papà amava molto la sua città, lui definiva i frattesi la sua gente. E questo praticamente era quello che a me interessava, che venisse con il messaggio che passasse. E tra l'altro lui amava anche molto quando di Fratta si parlava, si raccontava per la storia, gli usi, i costumi, le consuetudini. Effettivamente era una cosa a cui lui teneva in particolare. E abbiamo scelto l'istituto innanzitutto perché papà era molto legato al preside Sosio Capasso, era molto legato al dottore Montanaro e a tutti i suoi soci, particolarmente legato a Denny. Inoltre abbiamo pensato che il momento da dedicare per i ragazzi, il fatto stesso di aver scelto questo momento storico per i ragazzi, fosse importante per la loro maturità formativa. Cioè, questi ragazzi sono dedicati a questo lavoro, devo dire in maniera eccezionale, eccellente, veramente ci hanno emozionato, ed era importante che lo facessero in questo momento di passaggio dalla scuola media alla scuola superiore. E sicuramente avranno avuto modo di conoscere e di apprendere cose che nella propria realtà fino a pochi giorni prima non conoscevo, e sicuramente tutto questo sarà stato un piacere anche per i genitori, perché ovviamente tante cose, se non si approfondiscono, se non si studiano, non si conoscono.